Buongiorno Giancarlo, come sempre grazie per la tua disponibilità e per l'attenzione ai temi di stretta attualità. Questa volta abbiamo deciso sì di affrontare un tema attuale, centrale, ma in qualche modo facendo una sorta di excursus che ci permetta di tirare un po' le fila della situazione economica nel nostro paese alla luce dell'anno appena concluso. Quindi facciamo riferimento ai dati del 2023 che comunque sono stati stilati solo negli ultimi tempi, sono i primi mesi del 2024 e che delineano una situazione, come possiamo dire, rosea probabilmente, insomma, le preoccupazioni degli italiani alla luce di tassi in aumento, e in generale un rincaro, direi esteso, no? Che tocca settori diversi, i costi aumentano, gli stipendi no, quindi c'è sempre un certo malcontento, però insomma, se facciamo questa breve lezione di macroeconomia, so che insomma, sarai, in grado di darci delucidazioni e chiarire alcuni punti che probabilmente la platea più vasta, la maggior parte degli italiani non conoscono così nel dettaglio. Quindi in questa breve lezione di macroeconomia noi tratteremo PIL, debito pubblico, deficit e anche quello che dicevo all'inizio, quindi la questione di occupazione e disoccupazione nel nostro paese che interessa poi nel concreto tantissimi cittadini. Comincio proprio con il PIL. PIL che appare in aumento nel 2023, anche più delle aspettative del governo. Ecco, allora comincio proprio chiedendoti cosa si sta muovendo in tal senso e qual è la situazione del PIL in Italia. Allora, il PIL sì, è in aumento ed è anche aumentato maggiormente rispetto ad altri paesi europei con i quali non siamo abituati, diciamo, ad avere una crescita maggiore. Mi riferisco in particolare alla Germania che ha avuto un 2023 piuttosto problematico. Certo, dobbiamo quindi essere, da una parte, essere contenti. Ma dall'altra, siamo sempre a crescite, diciamo, abbastanza asfittiche, nel senso che avremmo bisogno di crescite ben superiori rispetto a quella che abbiamo visto. In più, ecco, sul PIL bisogna, fare comunque attenzione, per un fatto, cioè. In anni in cui c'è una certa inflazione, dobbiamo fare attenzione che il PIL venga calcolato in maniera corretta, ossia venga tolto dal PIL l'effetto inflattivo, perché chiaramente altrimenti i dati sarebbero alterati, cioè sembra che il nostro PIL sia cresciuto molto, nella realtà è cresciuto solo perché sono aumentati i prezzi, quindi non esattamente per un motivo favorevole, ecco. Quindi dobbiamo togliere l'effetto inflazione e si dice che calcoliamo così il PIL al valore reale, no? Con questo calcolo ovviamente otteniamo un dato che appunto è un dato puro. Di sicuro, come dicevo prima, è un fattore abbastanza positivo, quello del 2023 per il nostro prodotto interno lordo, dovuto anche al solito al fatto che abbiamo una bilancia, commerciale positiva. Per la verità ce l'abbiamo positiva solo con il resto d'Europa, perché noi ci vantiamo sempre della nostra bilancia commerciale, naturalmente è un fattore positivo, vuol dire che abbiamo più esportazioni rispetto alle importazioni. Però in Europa avviene, cioè con gli altri paesi europei, abbiamo invece un deficit commerciale, quindi abbiamo più importazioni dall'Europa che non esportazioni, mentre con gli restanti paesi del mondo invece al contrario. Quindi quello è sempre un dato positivo. Poi naturalmente ci sono i consumi, sono andati diciamo abbastanza bene, quindi
In generale, diciamo, non possiamo lamentarci per il PIL avuto nel 2023, anche se naturalmente l'Italia avrebbe bisogno di ben altre percentuali di crescita, perché purtroppo il nostro debito pubblico è decisamente importante e questo lo possiamo ridurre, tra virgolette, solo aumentando in maniera, direi, abbastanza consistente il nostro prodotto interno lordo. Ma penso che dovremo, appunto, durante la trasmissione, soprattutto soffermarci sul debito pubblico. Ritengo che questo sia uno degli argomenti che dovremmo trattare all'interno, appunto, di questa trasmissione. Per quanto riguarda il PIL, ripeto, una crescita che ci deve soddisfare solo a metà. Per il resto, appunto, vedremo adesso le altre parti gli altri dati macroeconomici, se, come appunto il prodotto interno lordo, sono positivi, oppure, come purtroppo vedremo, avremo anche dei dati che non sono positivi, purtroppo. E in effetti, sicuramente alla luce di questa tua analisi così attenta e minuziosa, non possiamo non fare riferimento ad alcuni aspetti riguardanti l'economia italiana e ai quali hai iniziato a fare tu riferimento. Parlo proprio della situazione deficit, debito pubblico e in particolare quel particolare rapporto, scusami per la ripetizione, tra debito pubblico e PIL. Sono degli aspetti diversi e vorrei ecco, prenderli in esame con te, perché appunto anche in questo senso si parla tanto di debito pubblico, preoccupa la situazione circa il debito pubblico italiano e quindi ritengo sia necessario fare un po' di chiarezza, analizzando delle sfumature diverse all'interno di questo macro concetto. Effettivamente, Asia è proprio così, cioè questo è uno degli argomenti sui quali spesso le persone, diciamo, non del settore non si soffermano. Allora, cosa è accaduto l'anno scorso? Abbiamo avuto un deficit del 7,2%, quindi decisamente alto. Il nostro debito pubblico è aumentato del 3,66%, il che vuol dire, tradotto in euro, 105 miliardi di debito pubblico in più. E cosa accade? Rapporto debito su PIL è diminuito. Come? Il debito è aumentato molto più del PIL. Il debito, abbiamo detto, è aumentato del 3,66%, il PIL solo dello 0, e invece il rapporto debito su PIL è diminuito. Sembra proprio un'anomalia, o insomma, ci deve essere una motivazione. Naturalmente la motivazione c'è. Io prima ho detto che il PIL va calcolato escludendo ovviamente l'effetto inflattivo, perché solo così possiamo sapere se il nostro PIL è veramente cresciuto, diciamo, se siamo riusciti a fare maggior prodotto interno lordo rispetto agli anni precedenti. Però attenzione, quando parliamo del debito, il debito non possiamo togliere l'effetto inflattivo. Il debito è debito e va ripagato, ovviamente, no? Quindi non. Di conseguenza, e questa appunto è la cosa che magari non tutti conoscono, quando noi calcoliamo il prodotto interno lordo, come dicevo, togliamo l'effetto inflazione, ma quando calcoliamo il rapporto debito-PIL, al denominatore quel PIL è il PIL nominale, cioè è il PIL compreso anche dell'inflazione. Quindi è un numero diverso
dal PIL che abbiamo calcolato singolarmente. E chiaramente, avendo all'interno l'inflazione, quel PIL è superiore, in questo caso del 6,8%. Quindi noi abbiamo al denominatore un importo maggiore e questo fa sì che il rapporto debito-PIL diminuisca e da 140%, qual era nel 2022, è sceso al 137%. Purtroppo non dobbiamo appunto essere tanto orgogliosi di questa decrescita perché è dovuta solo ed esclusivamente all'inflazione. Quindi questo rapporto debito-PIL è appunto falsato dal dato dell'inflazione. Quindi, purtroppo, ripeto, questo dato qua, che apparentemente è positivo, cioè il rapporto debito-PIL diminuisce dal 140% del 2022 al 137% del 2023, purtroppo è dovuto esclusivamente all'inflazione. Così come all'inflazione sono dovuti altri dati del macroeconomici che certamente adesso andremo anche ad analizzare, di sicuro. Ecco, effettivamente c'è sempre questo grande tema dell'inflazione che torna e che in qualche modo grava sulle tasche degli italiani, non direi non solo sull'economia in senso lato del paese, ma poi anche singolarmente ha delle ricadute nella quotidianità di ciascuno. E se l'inflazione ha delle ricadute su diversi aspetti macroeconomici, e quindi falsa anche questo dato all'apparenza positivo, come sottolineavi circa il rapporto tra debito e PIL, direi che c'è un altro concetto sul quale credo sia utile soffermarsi, anche perché da quando se ne è sentito parlare ha sempre creato una certa confusione, si è sempre rivelato un concetto un po' fumoso per gli italiani. Parlo dello spread, si torna a parlare di spread e anzi, forse non si è mai smesso di parlare di spread da quando in qualche modo è entrato a far parte del vocabolario di noi italiani, ma appunto c'è ancora una certa confusione attorno a questo discorso e i suoi effetti anche sono poco chiari. Quindi vorrei con te invece porre l'attenzione e analizzare un po' la situazione alla luce dei dati appunto riferiti al 2023. Allora, innanzitutto ricordiamo proprio brevissimamente che cos'è lo spread. È la differenza in termini percentuali poi dei rendimenti di un titolo pubblico con scadenza a 10 anni tedesco, che si chiama Bund, e l'equivalente italiano, che si chiama BTP. Quindi, solo per fare un esempio semplice, se il BTP a 10 anni, cioè titolo a tasso fisso decennale emesso dal Tesoro italiano, ha una rendita del 3%, mentre l'equivalente Bund tedesco ha una rendita dell'1%, la differenza tra 3-1, 2, il 2%, poi normalmente lo si indica in centesimi e quindi si parla di 200 punti di PIL. Scusate, 200 punti di spread. Allora, quindi quando lo spread diminuisce vuol dire che la differenza tra il quanto paghiamo noi il nostro debito pubblico, o meglio, il titolo decennale, ma comunque insomma sul debito pubblico, quanto lo paghiamo noi in Italia e quanto lo pagano in Germania, se quella differenza diminuisce è un buon motivo, insomma, cioè dovremmo essere orgogliosi, ma anche in questo caso, insomma. Ecco, perché questo miglioramento non è stato tanto dovuto al fatto che siamo diventati noi più virtuosi, quanto che è peggiorata invece un po' la Germania. Quindi, anche in questo caso, appunto, essendo lo spread una differenza tra noi e la Germania,
se la Germania, diciamo, va peggio, quel dato ci risulta più confortante, ma ripeto, non per un merito nostro, ma per un demerito, in questo caso, della Germania. Comunque il PIL, scusate ancora, lo spread è un bene, cioè voglio dire, io non voglio passare per catastrofista. Se il nostro spread diminuisce, io sono contento, non voglio. Però insomma è giusto anche sottolineare per quale motivo accadono le cose. Cioè, se il nostro debito pubblico noi lo pagassimo un po' di meno, sarebbe una buona notizia. Invece, purtroppo, il debito pubblico lo continuiamo a pagare abbastanza caro. Tanto per dare un'idea, l'anno scorso, soli di interessi, noi abbiamo pagato all'incirca 80 miliardi di euro di interessi sul nostro debito pubblico. Ed attenzione, qua vorrei dare un altro dato che ritengo significativo. Spesso non dico che ci vantiamo per questo, però diciamo che il nostro deficit deriva dal fatto appunto che dobbiamo pagare questa montagna di interessi, che se non avessimo questa montagna di interessi, noi avremmo dei conti non solo in ordine, ma addirittura positivi. Questo effetto si chiama normalmente saldo primario, ossia entrate dello Stato, uscite dello Stato, la differenza, se positiva, cioè se noi escludiamo il pagamento degli interessi, se questa differenza è positiva, vuol dire che appunto abbiamo avuto più entrate che uscite. Poi, mettendo gli interessi, ovviamente la situazione si inverte, quindi abbiamo più uscite che entrate. E quindi dire di avere un saldo primario positivo vuol dire che non andiamo malissimo, nel senso che abbiamo il fardello degli interessi, però non andiamo malissimo. Ecco, quindi ci siamo spesso vantati di avere un saldo primario positivo, al contrario, per esempio, di altre nazioni. Faccio l'esempio della Francia, che spessissimo, anzi quasi sempre, ha un saldo primario negativo. Ma in questo caso, cioè quello che è il nostro caso, oramai sono già 4 anni che non abbiamo più un saldo primario positivo, cioè che abbiamo, e quindi 4 anni, cioè da quando, diciamo, è scoppiata la pandemia, cioè dal 2000, 2001, 2002. Cioè, scusate, 2020, 2021, 2022 e anche il 2023, anche se meno rispetto agli anni scorsi, però abbiamo avuto un saldo primario negativo. Quindi, diciamo che da questo punto di vista anche questo dato non è particolarmente confortante, insomma. E allora, sì, insomma, siamo partiti parlando di qualcosa di positivo come il PIL. Certo, hai giustamente sottolineato, ancora di strada ce n'è da fare, dovremmo avere dei valori ancora superiori per il nostro paese, però comunque il dato sembra in crescita e quindi potrebbe rassicurare. Poi abbiamo affrontato degli aspetti, insomma, un pochino più preoccupanti e negativi, e adesso vorrei allora tornare a parlare di qualcosa che potrebbe rasserenare gli italiani. Accetto un'eventuale smentita, però sembra che l'occupazione, a questo faccio riferimento, sia insomma in crescita. I dati di disoccupazione calano, l'occupazione al contrario, anche con posti fissi indeterminati, sembra in crescita, e quindi insomma si può giudicare positivamente l'operato del governo in questo senso. La Meloni lo evidenzia, lo sottolinea spesso che in questi mesi, questi primi mesi di governo sul fronte lavoro, quindi in termini di occupazione, si sono visti dei miglioramenti, dei dati assolutamente positivi. Ecco, ti offro questo spunto e sono curiosa di sapere cosa ne pensi. Eh sì, Asia, perché i dati bisogna vederli nel loro complesso, non basta un numero per insomma, trarre delle conclusioni. Allora, partiamo dall'aspetto positivo.
il numero degli occupati è veramente aumentato. Negli ultimi 13 mesi, o meglio, dall'inizio del 2023 a gennaio del 2024, insomma, dell'anno in corso, in 13 mesi sono stati creati 400.000 posti di lavoro. Questa è una notizia positiva. Gli occupati sono passati all'incirca da 27 milioni e 300.000 a 27 milioni e 700.000. Quindi, bene, notizia positiva. E certamente il governo, diciamo, è normale che si vanti di questo dato. Però poi dopo bisogna andare a vedere in fondo. Allora, con un numero di lavoratori in più, ci si aspetterebbe che crescano anche i contributi previdenziali, cioè ciò che versano i lavoratori appunto all'INPS. E invece questi contributi, diciamo che sono aumentati di poco, di molto meno di quanto si poteva pensare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'anno 2023 abbiamo creato 400.000 posti di lavoro, ma le persone che sono andate in pensione nel frattempo probabilmente avevano delle alte retribuzioni, mentre i 400.000 posti di lavoro che abbiamo creato probabilmente o sono part-time o sono comunque hanno una retribuzione, diciamo, non elevata, mettiamola così, usiamo un termine un po' edulcorato. Quindi, ecco, questo aspetto è da tenere presente, cioè anche la qualità del lavoro che viene prodotto è importante. Dato che ho toccato questo nervo scoperto che è il sistema previdenziale in Italia, voglio anche sottolineare che stiamo andando verso anni, diciamo, in cui andranno in pensione gli italiani, diciamo, nati dal 1960 al 1964. E sono i 5 anni nei quali in Italia c'è stata la maggior natalità, cioè sono nati più bambini, ok? Più del doppio dei bambini che nascono oggi. Quindi ci saranno tante persone che appunto raggiungeranno l'età della pensione, quindi andranno in pensione. E questo naturalmente peserà molto sul nostro sistema previdenziale. Quindi è vero che adesso abbiamo cambiato molto, si va in pensione con il metodo contributivo e non più con quello retributivo, insomma, però teniamo presente che i nostri conti pubblici, anche sotto quell'aspetto lì, quindi, per concludere, diciamo, bene questi 400.000 posti di lavoro, sarebbe meglio che fossero ancora di più e sarebbe anche meglio che le retribuzioni in Italia cominciassero ad aumentare, come è successo già in altri paesi europei. Mi accodo naturalmente a queste speranze che sono davvero di buon auspicio perché sicuramente sono dati positivi, è incoraggiante anche per i più giovani che si affacciano al mondo del lavoro sapere che ci sono dei dati in crescita, però come anche corretto nei confronti dei tanti italiani che lavorano, che magari stanno iniziando a lavorare. Penso appunto alle nuove generazioni che magari lavorano da tanti anni e insomma la soglia della pensione sembra lontana e quindi alla luce di chi fa tanti sacrifici da tanto tempo, credo che insomma aspettarsi delle garanzie e anche delle paghe differenti sia assolutamente lecito e un diritto. Quindi come è accaduto in altri paesi, insomma giustamente si deve sperare che accada anche in Italia. E se noi abbiamo finora tracciato un po' la situazione dell'economia nostrana nell'ultimo anno, vorrei provare invece a fare delle previsioni per il futuro. Quindi per concludere vorrei semplicemente chiederti, Giancarlo, cosa ti aspetti ora dal governo? Dicevamo prima,
Chiaramente poi chi è al potere in qualche modo tende sempre a sottolineare solo il lato bello, ma c'è spesso un'altra faccia della medaglia e tu l'hai analizzata. Però ecco, se questi dati sono in crescita, quando penso per esempio all'occupazione, ma ci sono invece altri dati sui quali sarebbe corretto porre l'attenzione e trovare delle soluzioni, allora cosa dobbiamo aspettarci dal governo nei prossimi mesi? Come l'Italia potrebbe provare a essere concorrenziale, competitiva a livello europeo? Lo ricordavi tu poco fa, ci sono forse dei meriti da parte di altri paesi che fanno spiccare maggiormente l'Italia, ma davvero l'Italia può essere competitiva? Dobbiamo auspicarlo che l'Italia cresca più degli altri paesi come è successo nel 2023. Ma ripeto, la questione per i prossimi anni, per rispondere alla tua domanda, le previsioni per i prossimi anni, chiaramente noi siamo all'interno di un sistema economico solo europeo, ma mondiale, quindi chiaramente subiremo l'influenza di quello che accade in tutto il mondo. E allora, se come pare possa continuare, perché è proprio di questi giorni la notizia, purtroppo non è una buona notizia, ma che possa continuare la recessione in Germania, dico purtroppo non è una buona notizia, perché noi sappiamo che la Germania è il nostro principale partner commerciale, quindi di conseguenza se va male la Germania non dobbiamo essere contenti, ovviamente. Quindi questi aspetti qua, insomma, danno più ombre che non luci sul futuro. L'altra grande ombra, per quanto riguarda i conti pubblici italiani, l'ho detto prima, è questo mastodontico debito pubblico. Che cosa sta cercando di fare il governo? Una cosa che secondo me è corretta, cioè cercando di mettere il più possibile il debito pubblico nelle mani delle famiglie italiane, cosa che era, per esempio, accadeva durante gli anni 80 e per una certa parte anche gli anni 90. Poi con i tassi a zero, ovviamente gli investitori italiani, i risparmiatori italiani non hanno più acquistato titoli dello Stato. Adesso che comunque hanno un certo rendimento, mi riferisco appunto, avete già capito, a quelle emissioni, si chiamano BTP valore, che sono emissioni che sono in esclusiva proprio per le famiglie e i risparmiatori italiani, cioè emissioni di titoli del debito pubblico che non possono essere acquistati da investitori istituzionali, cioè da banche, società di assicurazione, fondi di investimento e così via. In questa maniera la percentuale di debito pubblico in mano alle famiglie italiane è aumentata e questa è, diciamo, una buona notizia. Appunto, l'altra buona notizia è che comunque gli italiani è un popolo di risparmiatori e quindi diciamo che questa è un'altra cosa che potrebbe aiutarci, ma ripeto, questo macigno del debito pubblico e poi le incognite che arrivano dall'economia in generale, cioè sia all'interno dell'Unione Europea che nel mondo intero. Ricordiamo i problemi adesso che ha la Cina con il comparto immobiliare, eccetera. Insomma, fa sì che dobbiamo guardare il futuro, certo, con fiducia, ma sapendo che i miracoli non li riuscirà a fare nessuno, purtroppo. Comunque, auguriamoci che perlomeno il 2024 sia come il 2023, e si creino ancora un po' di posti di lavoro perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Mi accodo ancora una volta alle tue parole e insomma, speriamo che come il 2023 ci ha permesso di notare quantomeno alcuni dati in miglioramento, speriamo potremo dire lo stesso nel 2025 riferendoci al 2024.
Io Giancarlo intanto ti ringrazio come sempre per aver snocciolato diversi dati, per informazioni precise e opinioni attente e minuziose come sempre e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie Asia e come sempre un saluto a tutti gli ascoltatori.